Appunti dintorni, benvenuti alla nostra agenda di appuntamenti. Ricordate che Bambin Festival prosegue fino al 29 maggio, iniziativa culturale pavese del CSV Lombardia Sud con Pavia 1 TV e Lombardia Live 24 Media Partner. Anche oggi, anche domani, anche nel weekend, tanti gli eventi che trovate nel dettaglio sul sito bambinfestival.org e sulla relativa pagina Facebook. Ricordate, un festival che nasce per famiglie, per unire il territorio, per costruire una città, Pavia e dintorni, capace di accogliere i più piccoli e lasciare loro lo spazio a cui hanno diritto. Prosegue anche la mostra di Valentino per i 90 anni del noto stilista e anche in questo weekend, in occasione della Sensia, del 27 al 29 maggio e poi del 2 al 5 giugno, e poi c'è anche una proroga perché è una mostra che ha avuto grande successo, quindi proseguirà ancora per qualche weekend di giugno. Ecco, al Teatro Sociale, che riapre per l'occasione, la possibilità di vedere abiti, bozzetti, documenti e fotografie, organizzato da Comune di Voghera in collaborazione con la Maison Valentino, con SM Voghera e Spazio 53. Gli orari di visita dalle 10 alle 12.30, dalle 16 alle 19. Prosegue anche l'appuntamento con le feste in città, perché Luna Park c'è già da qualche giorno, ma la vera e propria Sensia viene inaugurata oggi, giovedì, alle 18.30, e poi gli spettacoli serali, da segnalare soprattutto le fontane danzanti, che regaleranno ogni sera alle 21 e alle 23.30 due spettacoli davvero emozionanti, affascinanti, avvolgenti di musica e colore. Ma c'è anche l'istituzione, il commercio, l'agroalimentare. Quest'anno si punta molto soprattutto sull'area food, con 10 cucine differenti. Tutti gli appuntamenti sulla pagina Facebook dedicata e sul sito appunto di Fiera Sensia. Ancora andiamo a Pavia. Un altro festival d'altro genere, Mito Poietica, arriva da venerdì 27 e prosegue fino al 29 maggio, domenica, al Broletto. È la prima edizione ed è un festival dedicato all'idea di mondo che trasmettono i media, con l'obiettivo di costruire una cassetta degli attrezzi per comprenderlo e poi magari anche cambiarlo. È organizzato da Blanc Editore. Prevede ogni giorno una serie di incontri di circa un'ora, alle 11, 14.30, 16, 17.30, e poi si chiude con un aperitivo letterario attorno alle 19. Si parte venerdì alle 10 con i saluti dell'assessore alla cultura e poi la lezione di Luigi Vergallo, che è dottore di ricerca in società europea e vita internazionale nell'età moderna e contemporanea. Sempre a Broletto potete visitare fino al 12 giugno anche Global Warming di Marzio Cialdi, questa bella mostra, una serie di sculture che cerca di sensibilizzare tutti sul problema incombente del riscaldamento globale e del cambiamento climatico incontrollato. Gli orari di visita nel weekend, venerdì, sabato e domenica, dalle 11 alle 19. Per informazioni culturaetcomune.pv.it oppure 0382 399 424 399 770. Ancora a Pavia, la caccia al tesoro. Conoscete bene la vostra città? E per chi viene da fuori c'è la possibilità anche di scoprirla attraverso un bel giro nel centro storico. L'occasione è proprio questa caccia al tesoro organizzata da FAI Giovani. Dovete prenotarvi, si parte sabato alle 16, le prenotazioni vanno fatte su faiprenotazioni.fondambiente.it. Ancora a Pavia, ricordiamo, nel cortile del Castello Pompeo, sabato 25 giugno alle 21.30, One Man Show di Andrea Pucci, il meglio di, e i prezzi dei biglietti sono disponibili su Ticket One, partono dal Gold a 55 euro, arrivano al Quarto Settore a 38. Lo spettacolo è organizzato da Promoter PV e AD Management in collaborazione con il Comune di Pavia. La battaglia di Palestro in questo weekend, venerdì, sabato e domenica, quindi la Lomellina, l'anniversario della storica battaglia del 1859 al confine tra le province di Pavia e Vercelli, che vide contrapporsi gli eserciti austriaci e franco-piemontesi. Tanti gli appuntamenti, dalla presentazione di un volume storico venerdì a sabato sera in Piazza Marconi concerto dell'Orchestra da Camera Italiana Antonio Vivaldi, fino a domenica alle 16 al campo sportivo di Palestro, la rievocazione storica della battaglia. Per informazioni 0384 65041. E tra l'altro c'è anche la possibilità con la Lomellina di avere un weekend tutto particolare, partendo anche da Milano con un trenino da Milano Porta Garibaldi. Domenica un treno storico chiamato Lomellina Express alla volta di Mortara, poi da lì si snoderanno quattro percorsi in pullman. Perché? Perché c'è la possibilità di visite guidate ai castelli e alle aree naturalistiche della Lomellina, alle cascine aperte,
la degustazione di tipicità e raccontare l'identità, la possibilità di accoglienza della terra tra Po, Ticino e Sesia. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook dedicata, sul sito benvenutinomellina.it oppure chiamate il 371-4194-982. Sui Colli, San Damiano al Colle, siamo in Oltre Po Pavese, sabato 28 maggio, un appuntamento imperdibile per chi ama il vino, per chi ama il cibo, street food, bancarelle, intrattenimento musicale, produttori locali, sono 100 etichette appunto presenti a Colle di vino. In caso di maltempo l'evento è rimandato al 18 di giugno. Casteggio invece musica e solidarietà, un bel binomio che parte alle 14 di sabato, arriva sino a tarda sera la rassegna di band del territorio in via Manzoni, angolo Piazza Dante, pro raccolta fondi per i bambini dell'Ucraina ricoverati presso l'oncoematologia pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia. Evento organizzato dalle Torte di Natale in collaborazione con Classi Grafica e con il patrocinio del Comune di Casteggio. Al Museo Diocesano di Tortona invece prosegue la grande mostra sul tema della crocifissione, il trittico Lascito Artistico di Piero Leddi, pittore originario di San Sebastiano Curone, sabato e domenica nei saloni di Via Seminario 7 fino al 24 luglio dalle 16 alle 19. Per informazioni beni culturali e diocesi di Tortona.it. I percorsi nei boschi pavesi, invece, per chi ama la natura, al Bosco Grande di Pavia le domeniche mattina riservate ai bambini, il Sentiero dei Piccoli, per informazioni e prenotazioni info@amicideiboschi.it oppure 0382 30 37 93 ed ha riaperto anche ogni weekend il Bosco Negri di Pavia dalle 10 alle 18 per informazioni oasi.bosconegri@lipu.it. Infine il piano vaccini lombardo. È sempre possibile prenotare sul portale di Regione Lombardia il vaccino anti-Covid per tutte le fasce d'età dai 5 anni in su, anche la quarta dose per gli over 80 e dai 60 in su se immunodepressi. Potete andare sul sito prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it o telefonare al numero verde 800 894 545 o rivolgervi ai postini che rilasceranno la ricevuta per presentarvi al centro erogazione vaccini o ai postamat da fruire con tessera sanitaria. Inviate tutte le vostre segnalazioni corredate da foto, locandine o video a info@pavia1tv.it, info@lombardialive24.it o via WhatsApp 389 25 66 296. Grazie per essere stati con noi e a domani con appunti e dintorni.